un caso di pizzo legalizzato, siamo a Mili, stiamo facendo un intervento importante per la città, la sostituzione di tutta la rete fognaria denominata Cassina. Bene, ci siamo fermati qui perché l'Enel non toglie un cavo, anzi ci ha chiesto dei soldi per togliere questo cavo. I lavori li sta facendo l'AMAM, li ha commissionati l'AMAM ed è da 3-4 mesi sostanzialmente. Guardate, questa è un'arteria importante perché qui c'è lo svincolo autostradale di Tremestieri e qui soprattutto nel weekend non si ragiona. Ebbene, è mesi che c'è un'interlocuzione tra l'AMAM e noi e l'Enel, proprio perché l'Enel si ostina a chiedere un pagamento importante che non è dovuto, perché la legge prevede in questi casi che l'Enel deve intervenire a proprie spese e sostituire quelle che sono comunque queste linee che interferiscono con i sottoservizi comunali. Qui abbiamo il presidente dell'AMAM che ormai è disperato, gli sono caduti pure i capelli, però al di là della battuta voglio capire tecnicamente e velocemente, presidente Puccio, come siamo combinati, perché noi ora passeremo non solo alle diffide ma anche a quelle che sono proteste eclatanti nei confronti di questo atteggiamento delinquenziale dell'Enel, perché non c'è altra giustificazione, questi sono atti da delinquenti. Andiamo ai dettagli. Allora, qui abbiamo praticamente previsto la sostituzione della condotta Cassina, perché qui facevamo 3-4 interventi l'anno, in quanto la tubazione che è ancora lì presente deve essere sostituita, che è così vecchia che si buca ogni 3-4 volte e siamo costretti a interrompere comunque la viabilità per eseguire gli interventi. Quindi a questo punto abbiamo chiesto alla città metropolitana nel master plan un intervento da 1 milione di euro, ci è stato finanziato da lei sindaco. Con tutta l'urgenza del caso abbiamo fatto la progettazione e l'appalto in tempi record. Il 27 maggio abbiamo chiesto la carta dei sottoservizi all'Enel per dirci se avevano dei sottoservizi, non ci hanno risposto, quindi abbiamo consegnato l'appalto e quindi a quel punto poi nel non scavare ci siamo accorti che c'era il sottoservizio. Perché l'Enel non solo usa i nostri territori come pisciatoio, non paga, ma non ci dice neanche dove passa quelli che sono poi i cavi dove c'è anche l'alta tensione, media tensione, ma se glieli chiedi neanche te li dà. Esatto, dopodiché abbiamo avviato chiaramente la procedura standard per la richiesta dello spostamento e dopo alcune corrispondenze ci è stato detto che ci vogliono ben 30.000 euro su strada pubblica. Cioè l'Enel, attenzione, l'Enel ci ha chiesto 30.000 euro per spostare un cavo, aspettate, ma non è finita qui. Per poter esaminare la pratica ci ha chiesto anche il pagamento di un obolo di quanto? Di 100 euro? 122 euro solo per aprire la pratica. Solo per aprire la pratica, ma cioè questo, pensate un po'. Diciamo che è quasi normale quando si parla tra privati, perché la delibera Arena prevede che lo spostamento sotto servizio è normale. Enel con i privati, ma qual è la norma che prevede invece che l'Enel nei confronti degli enti pubblici deve fare tutt'altra cosa? Intanto dobbiamo prevedere, verificare se Enel nel contratto della concessione della strada comunale è in regola lei con i pagamenti, e questo siamo in costruzione. Ma questa è un'ottima idea, ora saremo noi a chiedere magari soldi all'Enel, ecco, ovviamente, cominciamo a fare questo. Da un altro punto di vista ovviamente c'è il codice della strada, l'articolo 28 del legislativo 885-92. L'articolo 28 del codice della strada che prevede cosa? Che prevede che qualora ci siano problemi di viabilità come in questo caso il gestore a proprie spese deve comunque provvedere allo spostamento. E allora delinquenti, non chiedete i soldi al comune di Messina, ma soprattutto non continuate a tenere le cose in questi termini. Allora oggi parte una nostra nota nei confronti anche del prefetto, la prossima settimana vi denunceremo tutti, delinquenti, non si fa così.